Anche il Presidente della Commissione Juncker sta parlando di Europa e ha tratteggiato un'Europa in cui serve più integrazione e ha parlato della necessità di un'Europa sociale perché c'è disoccupazione. Poi ha detto però la stabilità, il patto di stabilità non deve diventare flessibilità. Questo è un po' il discorso di Juncker del dopo Brexit. Ma non c'è dubbio che la risposta più urgente e più importante che l'Unione deve fornire è quella di prospettive per i nostri giovani e quindi prospettive di occupazione in crescita, di ripresa economica che la consenta. Questa è la risposta assolutamente prioritaria, l'esigenza principale che ha l'Unione. Ed è la risposta anche non soltanto per il disagio sociale che vi è diffuso in tanti paesi dell'Unione, sostanzialmente in larga parte dell'Unione, ma è anche il modo per far comprendere che l'Unione vive per i cittadini e consente loro una prospettiva storica condivisibile. Presidente, scusi, il referendum sta diventando quasi un caso internazionale, c'è molto interesse all'estero, positivo e negativo, l'agenzia di rating, ieri ha parlato l'ambasciatore americano. Quello che però ci chiediamo adesso noi in Italia, è possibile che una consultazione pur così importante possa far dettagliare il quadro politico, portare conseguenze sull'azione di governo? Come dobbiamo vivere questo periodo da qui a novembre o quando sarà il referendum? Dobbiamo viverlo serenamente, come ogni passaggio democratico. Il mondo è diventato, se non dico piccolo, ma molto più connesso. Ogni cosa che avviene in un paese si riverbera negli altri. Non dimentichiamo l'attenzione che vi è stata per il referendum britannico, ma questo vale per ogni avvenimento importante che avviene in un paese. Il mondo si è molto interconnesso. Quindi ogni avvenimento in un paese importante, e l'Italia è un paese importante, è seguito con attenzione anche all'estero. Naturalmente questa considerazione non muta in nulla il fatto che la sovranità sia esclusivamente demandata agli elettori.